Oh, buonasera a tutti da Luca Sebastiano, siamo in questo clima mistico, sì, per me è un po' stanco perché siamo ufficialmente, mancano 14 giorni effettivi di scuola perché la scuola chiude il 6 giugno, senza sabato e domenica ovviamente, e quindi siamo nel momento clou della scuola, poi ci sono gli esami, tutta questa roba qui, tutto maggio e giugno, quindi un momento un po' faticoso per noi, l'anno finisce a giugno, poi ovviamente le lezioni decido di farle nel momento degli esami, occupando le scuole, giustamente, perché non è che sia. Ma questa direbbe già clone un'altra storia. Oggi mi riallaccio a quello che dicevo ieri del fumetto argentino. Ovviamente c'è chi legge il fumetto argentino e chi no, ovviamente non è obbligatorio, è ovvio che nessuno si debba sentire obbligato, eccetera, eccetera. Quindi parlerò di qualcosa di molto che pochi, insomma, avranno seguito perché. Scusate, prendo il caffè con la sinistra, che sono anche ambidestro. Quindi è ovvio che Lancio Storia, è ovvio che è una rivista che ha molto spesso fumetti argentini, anche franco-belgi, eccetera. Certo, la carta non è il massimo, purtroppo, soprattutto i fumetti franco-belgi, insomma, rimangono piuttosto un po', come dire, un po' sacrificati, ecco, nel senso che qui, per esempio, vedete. Il penultimo numero, sono questi fumetti qui, nel senso queste paginate qui rimangono un po' sacrificate. Ma non parleremo del fumetto franco-belga, ovviamente sapete che in ogni fumetto Lancio Storia ci sono otto fumetti, ci sono otto serie, sono otto storie, cioè tendenzialmente appuntate, è lo schema dell'istorietta, nel senso che se volete capire come funzionava l'istorietta, tendenzialmente noi siamo abituati ad avere il volume Cosmo che ci riproduce tutte le varie sequenze di storietas come questo, no? Orfeo di Ior, ma è ovvio che se leggete questo anche volume di Orfeo di Ior, vi rendete conto che è una scansione, cioè che nel volume formato Bonellide ci sono 10, 15, 20 storiette, perché ovviamente venivano pubblicate su riviste argentine, spagnole, argentine, spagnole, ovviamente, eccetera, eccetera. E quindi rileggersi Martinelli nella Lancio Storia può avere questo lato positivo, perché ovviamente questa storia che iniziò il 1 aprile, oggi siamo ormai al 18 maggio, ovviamente ci sono varie storie, io non è che analizzo tutte le storie, io tendenzialmente quella che mi appassiona di più è Martinelli. Perché sì, nel senso che perché Martinelli? Perché ricordiamo che Robin Hood non ha fatto solo Dago, non ha fatto, ha fatto tante cose. Naturalmente, Robin Hood, Angel Fernandez, questa è una storia che è iniziata il 1 maggio, cioè era dell'aprile 98, ovviamente. No, ovviamente copia una statica di nuovi fumetti presenti, eccetera, eccetera, dell'aprile 98, 98. È ovvio che Ángel Fernández non è Zanotto, ma un disegnatore argentino. Questa era la storia Gli occhi di Nahar, e ci porta un Robin Hood molto onirico, cioè Martinelli, perché io lo amo molto, nonostante, ripeto, non è uno dei personaggi, c'è Gilgamesh, c'è Nippur. Robin Hood, purtroppo, appunto, diciamo, Kosakovich e Condon è stato abbandonato nel mezzo della steppa siberiana. Sarebbe, non so, nel senso, questa è Laurea Comics, una ristampa di alcune delle storie. Laurea Comics ha ristampato Gilgamesh nel formato e varie altre cose. Però una ristampa anche di, cioè di varie altre cose, secondo me non sarebbe male di ristampare un po', perché Robin Hood ha prodotto tantissimo, è stato uno dei autori più prolifici della prolificità dell'Argentina. E Martinelli, tra l'altro, è un personaggio che sì, è nato dopo di Nan Dog, si situa sulla stessa falsariga di indagatore dell'incubo, però rispetto a sclavi, prendiamo sclavi. Robin Hood ha una cultura molto più enciclopedica, nel senso che in questa storia, a parte il disegno di Fernà, di in questa storia, a parte è molto più erotico, nel senso che molto più
Però c'ha questi, ambientata a Parigi, in queste atmosfere parigine, col gatto parigino, eccetera. Gatto. Cioè, io vi faccio vedere il genio di Robin Hood. Cioè, se voi non amate Robin Hood, disiscrivetevi a questo canale. Fatemi sto piacere. No, ma ci sono varie, tre scene di Parigi. Gatto, gatto, gatto. Dice, questo è un deficiente. Ripetuto la parola gatto 3 volte. No, è un genio, è Robin Hood, è un genio. Vedete, non vi piace Robin Hood? Andate a guardare Zago, ai cultori di Super Mike, fuori da questo canale. No, va bene, no. Cioè, pensate, sono tre immagini, no? Tre immagini, un gatto che passeggia per le strade di Parigi, gatto, gatto, gatto. Potete fare l'esempio, ovviamente. Cagliostro di Tiziano Scala, ma che è un gatto veramente di un essere infernale, eccetera. Quindi Robin Hood nelle sue didascalie, è ovvio che iniziamo subito con questa creatura metà infernale, cioè quello che, ora io, gli gnocchi di Namar, perché è un nome arabo, rimanda a temi lovecraftiani, molto l'orrore di Robin Hood rispetto a tematiche come quelle di sclavi, che sono comunque, cioè, sono molte volte psicologiche, nel senso che la routine, quelle di Robin Hood a volte hanno dei toni cosmici, cioè il fumetto argentino è molto, anche Dylan Dog è filosofico, però Dylan Dog punta molto sui mostri siamo noi, no, no, Robin Hood i mostri sono mostri, sono esseri infernali che noi non vediamo ma che esistono, cioè la differenza tra sclavi e Robin Hood non è che il mostro è buono, no, è proprio mostro, un demone infernale che se vuole, cioè questo è un demone infernale del deserto che è stato liberato da un incauto, gli occhi di Namara. Questa storia io veramente le rileggo, Nahar, scusate, Nahar, ha un tono lovecraftiano, oscure presenze che si celano nelle tombe, nei segreti del deserto del Sahara, che incauti esploratori risvegliano entità nascoste, segrete, misteriose, eccetera, eccetera. Se non è Lovecraft questo, ditemi che cosa, capite? È diverso da Dylan Dog, cioè Martinelli non è Dylan Dog, naturalmente c'è il lato sexy del fumetto argentino, Angela Fernandez, vabbè, le donne di Angelito Fernandez sono molto, molto. Non è che sia uno dei disegnatori argentini che amo di più, però sono un grande disegnatore, nel senso Martinelli ha un po' l'aspetto del Don Giovanni anni 80, va bene, nel senso, però questa storia sulla vista, c'è cioè una donna, sì, tipo fotomodelos argentina, se facciamo un po' del fotomodello argentino, però. Sono storie dove Robin Hood, io non sto a dirvi, cioè qui disegni Zanotto ero di un tale livello che qui a parte i disegni di Angelito Fernandez è la storia in se stessa che ti acchiappa, nel senso che tre vignette con tre vignette, tutte e tre vignette c'è scritto gatto, 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 allora voi dove avete il dubbio o questo è un cretino o è un genio. È la seconda che ho detto, perché Robin Hood è uno dei più grandi geni del fumetto mondiale, persino Kirby non gli arriva. Robin Hood è talmente grande che. Quindi anche rileggersi tutti le settimane. No, io in realtà ho aspettato di avere tutta la storia per leggermelo tutto. Quindi ora è iniziata ovviamente un'altra storia, però è sempre. Vabbè. Cioè quello che su cui, vabbè, le donne di Angelito Fernandez sono sempre molto sexy, nel senso ovvio che queste boccucce a bocca di rosa, vabbè, disegnatore anni 80, insomma, non dico che sia stato il più grande disegnatore, però, no, questa siamo già un'altra storia, questa è il numero 256, ovviamente è scomodo, ovviamente so dire che non è comodo, ecco, 257 prosegue. In questo caso un essere infernale del deserto si è impossessato di un mite dottore francese, in senso di possessione demoniaca, ma non è un demone cristiano, che manda a Nyarlathotep, ad entità mostruose e misteriose che si celano. È una cosa che è tipica di Robin Hood e di Robin Hood i libri, che in Dylan Dog non hanno. A Martinelli è un bibliofilo, quindi lui
indaga cercando in antiche e oscure biblioteche. Questo lo rende per un bibliofilo come me abbastanza interessante. Ovviamente questi demoni e mostri, ripeto, mentre in Sclavi il demone e il mostro è un po' il subconsciente, qui Robin Hood è molto più lovecraftiano. Quindi è una storia, sono storie, non dico che siano degne di Dago, ma insomma queste oscure mostruosità che escono fuori da località qui, Martinelli che legge, insomma, biblioteca, ricorda molto la Donna Porta, ecco, in questa Parigi molto parigina, nel senso si parla di un capo mafia, cioè, sono tutte storie molto dove i personaggi sono molto, ecco, rispetto al fumetto italiano, dove i personaggi sono personaggi un po' mascherati, mascherine. Questi personaggi si va molto sul profondo. Qui è una ragazzina araba che viene portata a Parigi per essere operata. Ovviamente, siccome discendono dalla dinastia che sconfisse il demone vuole riappropriarsi degli occhi della bambina, della ragazzetta, per ritornare in vita. Quindi, abbiamo visto anche nella storia precedente l'unica vampira, quella Lady, come si chiama, ricordo. Ungherese o slovacca, insomma, che si nutriva di sangue, eccetera, eccetera. Sono tutte storie che Robin Hood mette sempre il dubbio che dietro la facciata di normalità della nostra vita comune si nascondono mostruose essenze di cui noi non abbiamo nulla. In Martinelli, tra la vita, ora qui in questa storia non c'è il Conte Dracula, ma comunque molto spesso poi ci sono ambientazioni anche in Sud America, riti voodoo, eccetera, eccetera, perché ovviamente. Martinelli, io non vi dirò molto altro, nel senso che queste storie sono, cioè, voglio dire, lasciano sempre, prima di tutto, la descrizione di Parigi, di questa Parigi anni 70-80, con playboy, mafiosi catalani, la banda dei Marsigliesi, beh, si cita Lenderosa, un tipo di filmografia che insomma di quei tempi, però, voglio dire, anche disegni, certo. Per leggerti una storia ti ci vogliono 6 o 7 volumi, 6 o 7 volumi. Poi, ovviamente, come cioè, di solito tutti i personaggi di Robin Hood hanno questo lato in comune. Ecco, Dago e Martinelli. Dago, ovviamente, è disegnata un personaggio. Cioè, diciamo che Martinelli ha il difetto che è un po' disegnato troppo a Playboy. Ora è iniziata una nuova storia. Il mistero della roccia del morto. Questa è una nuova storia che è iniziata la settimana scorsa e prosegue questa settimana, perché ovviamente in questa storia, ovviamente questo ne parleremo fra 4, 5, 6 settimane, ovvio che Martinello, ovvio che le scene sexy tra Dago e Martinello si evincono. Ma la sessualità anche in Robin Hood, ecco, diciamo che il fumetto argentino è meno, cioè io sono nato e cresciuto in una tradizione cattolica. Quindi anche gli argentini, però nel senso gli argentini sono meno, cioè, a parte forse c'è forse ancora più il mito ancora del Latin Love, non lo so. Comunque, Martinelli certamente come Dago l'esibizione della sessualità nel fumetto è una cosa che ovviamente nell'Eternauta non lo trovate, però Robin Hood lo esplica come facente parte della vita, cioè un elemento naturale e vitale dell'essere umano. Cioè non è che noi siamo cresciuti con un fumetto molto pruderì, pensate Tex e Zagor. Naturalmente, ora qui dovremmo fare storia degli anni 50, 60, 70, c'era la Democrazia Cristiana. Già crimini statali che facevano scandalo e non c'era certo queste scene piuttosto boccaccesche. Anche Diabolik. Lui e Eva Cantor si sono mai visti da San Bacio, eppure Diabolica è un fumetto di nero, nel senso che dovrebbe essere un fumetto trasgressivo, no? Cioè, in realtà dal punto di vista erotico Eva Cantor e Diabolica sembrano una coppia di persone, cioè nozze d'oro, d'argento. Diabolica avrebbe avuto due donne in tutta la sua vita, cioè, prima, dopo, da quando è nato come fumetto, nel senso. La prima, quell'amore, poi è stata sostituita da Eva Cantor e poi basta, non c'è avuto altro. Per un genere del crimine è piuttosto innaturale questa cosa, ovviamente è ovvio che Robin Hood, tra l'altro,
anche il legame tra sesso e amore è molto più realistico, nel senso che molte delle avventure, cioè Martinelli è un personaggio affascinante dove molte donne vogliono avere una nottata con lui e c'è anche un'immagine della donna più disinibita, la stessa donna vuole avere un'avventura con Martinelli, perché è un figliolo, eccetera, eccetera. No, dico tutto questo per farvi, ma anche tra l'altro, in questa nuova storia abbiamo Martinelli con la barba, quindi molto, molto odissiaco. Ora, io naturalmente, appunto, sono anche storie che rimandano a leggende, cioè Robin Hood aveva anche una. Cioè, tutte le storie di Robin Hood sono assolutamente. Robin Hood era un bibliofilo, io lo capisco dalle storie, cioè, io non ho conosciuto Robin Hood, ovviamente è morto, e la sua anima qui mi ispira. Però per me è Dio, cioè, si capisce che anche questa leggenda di Joachim Nahar, come si chiama, è estremamente tratta da qualche leggenda. Naturalmente c'è il fumetto argentino sulla sessualità, molto ma tutto, quando siamo andati nel pecore, ma neanche nel pecoreccio, perché è un elemento vitale, quindi Robin Hood, e per esempio l'elemento SS e morte sono molto strettamente legati, proprio. Ci sono immagini ovviamente di sesso e poi di morte molto feroci, perché sono due aspetti della stessa medaglia che Robin Hood, quel gran genio che era, l'ha capito. Anche queste divinità, a parte queste ombre del tempo, queste cose che si c'erano negli angoli bui della nostra psiche, della nostra anima. Robin Hood è superiore a Tiziano Sclavi, lo dico con tutto l'amore per Tiziano Sclavi, perché Robin Hood è Dio. C'è solo Esther che è superiore a lui, dopo Esther c'è stato Robin Hood, dopo Robin Hood poca roba. Ma anche il fumetto, per esempio Frank Miller, ripeto, che è stato, se voi guardate Frank Miller, il Cavaliere Oscuro senza il fumetto argentino non è pensabile, perché Frank Miller è partito da un fumetto Marvel americano, David con tutta l'impostazione anatomica michelangiolesca, e poi è finito nel fumetto argentino. Perché scoprì, dice, ma cazzo, questi sono bravi, ma non sono bravi, sono strabravi, ma non sono strabravi. Quindi chiudo questa, ovviamente, non mi faccio. Cioè, io ripeto, Angelito Fernandez non è Zanotto, a parte un grande disegnatore, comunque non è un, voglio dire, se vi piace, cioè, è ovvio che il fumetto argentino c'è un po' queste bellezze, tipo Barbie, ecco, Angelito Fernandez c'ha un po' questa bellezza, tipo Bambolina. Cioè, quello che mi ricorda, ecco, Angelito Fernandez mi ricorda Big Jim e Barbie, c'è un po' questi personaggi che li fa un po' così, un po', Big Jim e Barbie, che partono. Però quando ci mette le mani Robin Hood, te ne freghi alla grande il disegnatore. Ripeto che è bravo, però c'ha questi personaggi che un po' le donne assomigliano un po' a stile Barbie, eccetera, eccetera. No, anche queste scene, presto ci sarà molto sangue, cioè. Antichi manoscritti, demoni che dall'Africa entrano in Parigi, cioè quello che Robin Hood ci descrive è un mondo dove dietro un'apparente normalità si scelgono ogni stanza, ogni casa, degli orrori nascosti, degli manifesti. E ripeto, chiudo questa cosa: i mostri di Robin Hood sono mostri, non sono uomini, cioè, nel senso che Tiziano Sclavi a volte faceva un discorso morale molto tipico degli italiani. No, Sclavi è un genio, però. Si tende a dire no, ma il mostro freak, cioè i mostri sono buoni, siamo. Sì, tutto vero, mentre Robin Hood interessa proprio l'entità cosmica negativa, malvagia, che si divora gli esseri umani e ci fa il merendino. E questo è ovvio che la lezione di Lovecraft, cioè, faccio un ultimo esempio e chiudo per farvi capire la filosofia del fumetto argentino. Il fumetto argentino parte da questa idea. Che l'essere umano, Lovecraftiano, è una creatura in balia di forze cosmiche misteriose, molto più potenti di quello che l'uomo possa anche lontanamente immaginare. Noi viviamo in un circolo di sogni, di immagini, apparenze che ci danno sicurezza, la mattina mi alzo, mi vesto, mi lavo, vado al lavoro, eccetera, ma dietro tutto questo si possono scenare orrori, anche vicino di casa, orrori cosmici che noi non abbiamo idea.
Anche perché, quindi va bene, no, anche perché non chiuderei qui perché entreremo in discorso. Cioè, il fumetto argentino è molto filosofico, ma diciamo che quello argentino è proprio filosofico. Quello, per esempio, di Tiziano Sclavi è più psicologico. Anche di Van Gogh è un fumetto psicologico, non filosofico, mentre il fumetto argentino è filosofico, come Lovecraft è filosofico. Direi con questo di chiudere questa mia esaltazione. Chi non legge fumetti, naturalmente non vi consiglio di, cioè, è ovvio che è una faticaccia, ma io sono un fumetto argentino dipendente, quindi naturalmente per leggere una storia di, naturalmente preferirei, anche perché mi costa una storia di divertire, mi costa quanto un bambino si direbbe in Toscana, vabbè, lasciamo perdere, non è politica correcti, però io Martinelli, Robin Hood, cioè, quando io vedo Robin Hood, no. Cioè, a me basta che in una rivista ci scriva Robin Hood, io lo compro, cioè Robin Hood lo compro a prescindere. E vi consiglio, a parte questa, nel senso che Laurea Comics farebbe meglio a ristampare, tra l'altro l'aveva ristampata negli anni '80, c'era il formato Bonelli tipo Tex e Zago, no? Quel formato lì, secondo me, io ristamperei le storie di Marte e faccio un appello a Laurea Comics. Bello che cadrà nel vuoto, nel senso che ristampi il formato Bonelli, visto che tanto di Dago ce ne sono tanti, anche le storie di Martinelli, quindi il formato Bonelli, le storie non sono poi tantissime. Perché Robin Hood ha creato tantissimi personaggi e Martinelli funziona negli anni '80, quindi questo è l'ultimo che c'è uscito in edicola, sempre Martinelli. Comunque lancio storie nonostante tutto, non è, cioè, ti apro, cioè, ora io parlo di Robin Hood perché è Dio, non perché non voglio parlare degli altri fumetti, magari qualche altro fumetto lo elaboreremo, però capite quando ubi maior minor cessat, quando bisogna andare al cesso il maggiore si deve fare la ragione. Naturalmente questo non è Robin Hood, ma questo è il tipico fumetto argentino, lo vedete dal disegno, fumetto argentino, proprio questo che cos'è? Ce lo vedete dal disegno. Ronan, testo De Luca e l'Alia, disegno l'Alia o l'Alia. Naturalmente, qui c'è la pubblicità delle varie uscite. Scusate. Sì, me lo starnuto di Totò. Sì, questo è il fumetto argentino, cioè questo, cioè, capite? Il fumetto argentino ha questo stile qui, molto black and white. Stavo guardando se c'era qualcosa, vabbè, niente, non c'è pubblicizzato cos'ha, Codice e Con, boh, non sono stati neanche più pubblicati i cartonati di Dago. Pace, cioè io risparmio, nel senso che poi Dago ce l'ho in diverse salse, quindi va bene così. Dago non ne parlo più spesso perché poi le storie, parlo del Dago mensile nuovo che esce, perché le storie antiche ormai penso averne dato ampia cognizione di causa nei volumi, nei cose. Secondo me, comunque, chiudendo, la ristampa in bianco e nero di Dago, che c'era all'inizio del 2000, era molto migliore di quella a colore. Io non so storia del colore, cioè, per me il fumetto argentino si gode, ma dovete godervelo così. Che senso ha colorare queste tavole? Ma non ha nessun senso. Qui è il demone che si è impossessato del coso, dello scudo. Ovviamente poi quando il demone entra la maschera vedremo che non è una cosa psicologica, è proprio una creatura lovecraftiana, che insomma, tanta roba. Però Dago ovviamente campeggia sul lancio story, lo compagno della liberazione che darà le ferro, tutto ciò. Sì, è un lancio story Scorpio, ovviamente si dedica a. Con questo passo e chiudo, vi auguro una buona snoce a tutti i nostri amici del nostro canale Filo Argentino, questo è il canale Filo Sudamericano. Canale Filo Sudamericano. Ebbene sì, siamo Filo Sudamericani, Filo Argentini. La Cosmo e Laurea Comics. Faccio l'ennesimo appello a Laurea Comics, pubblicate l'ultima storia di Cosmo Vice Con, per pietà. Cioè, almeno l'ultima, poi non andate avanti per carità, ma almeno l'ultima fatela per amor di patria, nel senso che non sapremo mai che è successo.
No, vedete appunto Robin Hood, Kozakovic, Connor e Martinez. Abbiamo, cioè, io naturalmente, se uno facesse un'opera omnia di tutto quello che ha scritto Robin Hood, ci vorrebbe un'intera biblioteca così di tutto quello che ha scritto. È stato veramente il più grande, forse il più grande. Oster è morto nelle repressioni dei generali argentini, ma Robin Hood è stato forse il più grande genio del fumetto sudamericano. Ora, fare il paragone con Pratt è difficile perché sono due, cioè, sebbene abbiano molti dati simili, però è ovvio che Robin Hood era una macchina per scrivere, non so quanta roba ha scritto, cioè, pensate, io stiamo parlando di un autore che ha scritto quante storie di Dago, quante storie di Martinelli, quante storie di Kozakovic e Connor, quanto Gilgamesh, quanta roba ha scritto Robin Hood, e tutto ad un livello stratosferico. Molti Robin Hood ci ha privato di un grande maestro, e devo dire che l'Italia non è apprezzato come dovrebbe essere apprezzato. Questo no, questo è il lancio storico, questa è la settimana linguistica, e con questo passo e chiudo. Chiodos todos los amigos, estamos aquí, prossimamente. Sì, c'aveva anche Nathan Never, magari domani parliamo. No, ma domani parliamo del fumetto Marvel. Passiamo dal fumetto argentino al fumetto nordamericano, dal Sud America al Nord America, con l'incredibile Hulk o Hulk. Poi, vabbè, questo è il fumetto italiano, non l'ho ancora letto, quindi questo ancora lo devo leggere, come si dice, molto bene. Ma io non ho fretta, nel senso, poi parlo, ripeto, la filosofia di questo canale è parlare un po' di quello che cazzo mi pare a me. Poi mi spiace per chi non segue certe cose, ma siccome io per avere. Cioè, siccome non è un lavoro, nel senso, se mi pagassero, se non so, la Bonelli mi dicesse, facci un video su coso, su Zago, ti paghi, ma secondo me mi pagano, quindi se parlo di Zago è perché c'ho voglia io. Cioè, io parlo delle cose, tutti i video che ho fatto, e sono 1.500 video, non so quanti sono tutte cose che, di cui, anche di quelli che non mi piacevano, però volevo fare un discorso che mi interessava il discorso, anche a volte se non mi interessava il fumetto. Quindi tutto questo per dirvi che se oggi ho parlato di Martinelli, un fumetto che esce a puntate sul lancio storico, avremo letto in 5 persone in tutta Italia, me ne sta frego, me ne strabatto i coglioni, scusate, ma non perché non ho rispetto per il mio pubblico, che anzi ringrazio per la pazienza che ha, ma è che io per fare video, cioè, è un po' come fare la, scusate, il paragone, è un po' come fare, torniamo a fare all'amore, nel senso che devi fare l'amore con una donna che ti piace, no? E quindi fare un video su un fumetto di cui non mi dice niente, non avrei niente da dire, direi delle stupidaggini. Ora, credo che qualcosa, quando parlo di Martinelli, di Robin Hood, si evinca un certo entusiasmo mio nel parlare di un argomento che mi affascina. Se avessi parlato, che ne so, anche Braccio di Ferro mi affascina per altri motivi, però se avessi parlato di un fumetto manga di cui non capisco niente, non so niente, tanto per dire che lo faccio un video, non l'avrei fatto perché non è un lavoro. Non essendo un lavoro, e devo avere anche uno stimolo, non dirò sessuale, ma insomma, di appagamento cartaceo con il fumetto. Ci deve essere sì qualcosa, cioè, non dirò, è quello, però ci deve essere un trasporto amoroso tra me e questi fumetti. Questo qui c'è un trasporto. Cioè, io quando vedo queste storie, dico, cavolo, Martinelli, cavolo, ovviamente, tutti i fumetti non mi dicono assolutamente niente, e quindi non ne parlo. Con questo passo.